Benvenuti a un nuovo episodio di Perché lo dice Bob? Perché lo dice Bob? È vero, Perché lo dice Bob è una rubrica culturale per gente di un certo livello. Ma come è capitato in passato, ogni tanto si trasforma in Brother Reviews. Vabbè, come al solito, ve lo scrivo. Sì, insomma, facendo recensioni di prodotti di un certo calibro. Questa volta, essendo io una persona estremamente tecnologica e con un occhio sempre rivolto all'innovazione digitale e informatica, vi farò la recensione di un'app, sì, un'applicazione per smartphone, che tutti, e dico tutti, dovrebbero installare. Oh yeah! Ed eccoci qui, l'applicazione di cui vi parlo è questa. È un'applicazione che non si può non possedere, obiettivamente. Come non l'hai riconosciuto? Lino Banfie. Sto parlando di Audio Comics. Io ora non ne capisco un cazzo, Android, iOS, Svelrost, però penso che questa applicazione qui sia disponibile solo per i telefoni non della Apple, non so come si definisca. E appena vedrete di che applicazione si parla, capirete anche il perché. Perché quelli che hanno l'iPhone sono tutti quanti mignonini alzati, cose, fighettume vario. L'applicazione si chiama Audio Comics, andiamo ad aprirla. Come vedete, quando si apre, si presenta così, un menu con tutte le facce, Ermonnezza, Fantozzi, Pierino. Un'interfaccia molto semplice, dove vediamo Audio Comics, il nome dell'applicazione che dovete scaricare immediatamente. Ragazzi, non puoi non averla, obiettivamente puoi rinunciare a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, ma non ad Audio Comics. Vediamo uno schermo con all'interno Lino Banfi, due menu di selezione, 1 e 1-2, che ora vi spiego a cosa servono, e vari tasti, eccetera. Praticamente Audio Comics in cosa consiste? Riproduce delle frasi dei personaggi italiani più famosi. Semplicemente premendo su personaggi, andiamo a scegliere il personaggio che ci interessa. Vedete, seleziona il personaggio: Lino Banfi, Antonio Albanese, Fiorella Baldini, Bombolo, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Alberto Sordi. Io ovviamente seleziono Alberto Sordi. Da questo tasto possiamo scegliere se visualizzare una TV moderna o una TV antica. Questa, secondo me, sono quelle chicche che la rendono fantastica. E da qui selezioniamo le frasi del comico in questione. In questo caso, Albertone, grandissimo. Giusto per fare un esempio. Hai visto? Non so cazzi tui. Fantastico. Mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo. Vabbè, io niente, cioè, io amo Alberto Sordi. E così per tutte altre frasi qui di Alberto Sordi. E tutte ne va a fanculo, brutto ladro. Poi possiamo scegliere altri personaggi. Vediamo Diego Abatantuono, Franco e Ciccio, Totò, Staglioli, Bud Spencer e Terence Hill. Non posso. Televisione antica, televisione moderna. Scegliamo qualcosa. Che ne so, per esempio questo. In qualsiasi momento possiamo mettere in pausa, ricominciare, stoppare, questo non lo so a che serve, metterà in loop la cosa. E come vedete ci sono poi un mare di altre frasi di Bud Spencer e Terence Hill, eccetera, tipo, vabbè, queste sono la risata di Bud Spencer. Ma quanto è figa questa applicazione. Quindi possiamo andare, vedi, altri comici, Pippo Franco, Gigi Proietti, Jerry Calà. Vediamo Jerry Calà, che un po' mi sta sul cazzo Jerry Calà, a dire la verità. Però ha segnato anche lui, in qualche modo, la mia infanzia. Arrivo! Due militari, un ragazzo e un ridotto male. Sì, mi sta sul cazzo definitivamente Jerry Calà, però comunque niente, mi ricorda botte di nostalgia go go. E così possiamo scegliere tutte le frasi di Jerry Calà, tra cui penso la più famosa sarà questa. Ripetite! Ecco, ora capite perché Jerry Calà mi sta sul cazzo. Aldo Giovane Giacomo, Roberto Benigni, Christian De Sica, Massimo Troisi, Febbre da Cavallo, il Commenda, no! E animali! Ma cosa fate lì che salti con le mandibole? Come vedete, ne abbiamo di... Ecco, questo fa capire lo stato del nostro paese. Tra i vari comici spunta Berlusconi. E tra l'altro con questa immagine all'interno del televisore.
No, voglio dire, cosa c'è, scusa? Cribbio, ma cosa fate? Qua è quando ha trattenuto palesemente, voleva dire cazzo, ha detto Cribbio. Mi lasci? Me ne vado? Vabbè, fantastico. Io vi chiedo scusa, ma devo interrompere. Ecco, interrompi. Comunque, come vedete, da qui selezioniamo il comico, Luca e Paolo, Ricky Mempins, Sgarbi. C'è anche Sgarbi. Non ci credo. Capra ignorante. Vabbè, ti pareva, questo non poteva mancare. E tu sei un pirla, questo sei. Da qui, vi ricordo, cambiamo la tipologia di televisione dentro il quale mostra l'immaginetta. E fino a qui l'applicazione più figa del mondo. Puoi non avere Facebook, Instagram, Vine. Puoi non avere neanche gli SMS, ma Audio Comics non puoi non averla. La cosa bella cos'è? Da qui possiamo scegliere se impostare quella determinata frase di quell'attore come suoneria telefono, notifica di un messaggio, allarme di una sveglia. Immaginate la mattina svegliarsi così. Schifoso! Schifoso! Iniziereste la giornata nel migliore dei modi. Dopodiché, qua cambiamo la televisione, WhatsApp. Se clicchiamo su WhatsApp, in verità ci sta dando la possibilità di mandare il file MP3 tramite Dropbox, Bluetooth, Google Drive, Gmail o tramite WhatsApp. Ora lo manderò a qualcuno. Lo manderò al professor La Fragola. Come vedete, gliel'ho già inviato. La nostra discussione, quest'app mi ha consumato, sappilo. E comunque il fatto che Berlusconi è tra i comici è fantastico. Ok, torniamo alla nostra applicazione, siciliabit.com, quindi è fatta da un siciliano, poi dite che non ne capiscono un cazzo di tecnologia in Sicilia, stiamo troppo avanti, altro che Silicon Valley. Vabbè, c'è un po' di pubblicità, ma te ne puoi altamente sbattere i coglioni. Niente, penso, semplicità estrema, hanno racchiuso l'applicazione migliore del mondo in pochi tasti. Sì, l'ho trovata, qua. Ma vattene a fanculo, di tutto ospedale. Bombolo è il numero uno. Comunque, per esempio, scegliamo questa frase qui. Se premiamo su questa iconcina qui, che è una bocca aperta, modalità fellazio, abbiamo la possibilità di inserire un messaggio, inserire una mail e spedire via mail questo messaggio di voce. Sembrerà una cosa anni 90, ma io ancora con queste porcate mi gaso da morire. Diciamo, questa recensione finisce qui. Signori, andate, scaricate questa applicazione che si chiama Audio Comics. Frasi audio comiche e celebri. Il developer è Filippo Cascio e la trovate, penso, anche su siciliabit.com. Cioè, se non c'hai questa applicazione qui, Audio Comics, che cazzo campi a fare? Scaricatela immediatamente. La review finisce qui, fatevi fare le corna e tante belle cose fresche a tutti. E mumma faccio io sta cagata, li mortacci loro.